Per oggi dovrei riposare. Come se già non avessimo riposato abbastanza per una settimana, voglio dire, però. Ok, è il nostro primo weekend in questo gioco. Ah, si va a scuola anche il sabato? Ehi, è da un po' che non ci si vede. Come va? Avevi mal di pancia o qualcosa del genere? Comunque, devo dirti una cosa. Sei pieno di energie, vedo. No. Ehi, stavi pensando che sono una gran rottura di scatole, vero? Scusa, non sono la stessa persona che ero ieri. Dimentica il vecchio Junpei. Sai com'è, visto che sono sempre nei tuoi pensieri. Cosa? Sai com'è, visto che sono sempre nei tuoi pensieri? Non ho capito la frase di prima, ma comunque, anche tu dovresti esultare. D'altronde, è me come amico. Accidenti, oggi sprizzi energia da tutti i pori. Ti sentivi fin dall'altra parte della classe. Ma scusami, ma siamo fuori? Eh? Siete venuti a scuola separatamente anche se vivete nello stesso dormitorio. Oh, ho sentito abbastanza. Ad ogni modo, Star-kun, ti senti meglio? Scusami se ti incalzo anche se sei appena guarito, ma oggi il preside vuole vederti. Vuole parlarti, mi sono confuso. Dopo la scuola raggiungi il dormitorio e vieni al quarto piano. Non dimenticarlo, ok? Giù! Aspetta, il preside ti ha convocato. Che cavolo hai fatto? Niente di grave. Forza, se restiamo qui a chiacchierare faremo tardi. Tanto stanno entrando tutti adesso, voglio dire. Pomeriggio. Ok, prof di storia? Il prof Ono. Basta con i mammut. Per me non sono niente di che. Sono solo elefanti enormi. E così abbiamo concluso l'età della pietra. Sono stufo di queste lezioni sui fossili. Preferirei parlare dell'era Sengoku. La storia giapponese diventa entusiasmante solo allora. Ma mi pagano per insegnarvi tutta la storia. Quindi proseguiamo. È duro essere adulti. Comunque guarda, lo sapevo che eri il professore di storia, ma senza ombra di dubbio. Ora tocca al periodo Jomon. Ma quando è che salteranno fuori i samurai? Farò solo una domanda a caso e poi finiremo. Star-kun. I luoghi in cui la gente scaricava i propri rifiuti durante il periodo Jomon, come si chiamavano? Ma che cacchio ne so io? Non sono giapponese. Guarda, ti direi cimiteri, ma boh. Non vi voglio mentire, sono dovuto andarla a cercare perché che ne so io del periodo Jomon, scusami. Credo che è Izuka. Boh. Esatto, si chiamavano Kaizuka. Al tempo venivano usati per disfarsi di ogni tipo di genere di cosa, anche escrementi. Se non ha funzionato, ancora non vi interessa. Voglio arrivare all'epoca della katana. Tutto il resto è così noioso. Ho risposto correttamente, in classe mi guardano tutti con rispetto. La conoscenza è aumentata, ovvio. Ah no, è il fascino. Vabbè. Ci sta, ci sta. Non abbiamo ancora aumentato il coraggio. È l'unica statistica che ancora non abbiamo toccato. Se dormivamo, forse sì. Certo, anche mano nella mano se vuoi. Potrebbero nascere dei pettegolezzi. Non ha tutti i torti. Beh, basta che vieni nella mia stanza stasera e mi fai un po' di coccole. Guarda, non so se sarai la mia waifu, ma sicuramente sei caruccetta. Vabbè. Tutto a posto. Ah, fino alla stanza addirittura. Ciao, ci vediamo dopo forse. Certo. Che cos'è quello? Cos'è quella cosa che brilla sul mio letto? Il frammento del crepuscolo. Non ho mai visto niente del genere, dovrei tenerlo per il momento. E immagino di non poterlo vedere che cos'è, vero? O probabilmente lo vedremo quando saremo da Igor. O appena ci sbloccano il menu possiamo vederlo. Eccoti qui. Eccomi. Guarda, lo sapevo che era dietro questa porta gigante. Dai, ti stanno aspettando dentro. Ehi là. Oh, ah, eccoti qui. Tutto a posto, fra. Guarda, non aspettavo altro. Quello immagino sia la nostra pistola. Guarda, è dentro una cacchio di cassetta di metallo. Ehi là.
Allora, voglio... Non so se il preside sarà un confident, ma voglio provare a buttarla già sull'ipotesi. Tipo con i capelli bianchi, sarà la torre. Tipo con i capelli rossi, o sarà l'imperatrice o l'High Priest, ma credo che l'High Priest sia più lei. Il preside, se devo buttarla, Hierophant. Oppure Hanged Man. Però penso più Hierophant. Ormai ti direi di sì, quindi... Come? Beh, io avrei detto di sì ormai. Sì? Tutte quelle bare, certo. Più che in un tempo, in una dimensione. Ok, tra uno e l'altro. Ok. そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。オッケー。この展示館の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。ま、 ecco, quello che vorrei capire e spero che me lo spieghino. Le persone che sono dentro le bare sono completamente congelate nell'ora buia, o sostanzialmente per loro non esiste proprio quell'ora, quindi per loro mezzanotte, una di notte. Comunque, le creature, le ombre. Esatto. Sì, immagino che per te lo sia. Perché lui piace, è ovvio. Esatto, guarda, lo sapevo che rispondeva con una roba del genere. Vogliamo che ti unisca a noi. Ok. E quindi da qua le persone apatiche. E quindi avevo ragione sul tipo che è morto prima. È solo la sua mente a essere attaccata. Ma in tutto ciò, quindi se questo è un club scolastico, noi non possiamo unirci ad altri club scolastici? Beh, forse no. Dipende, forse tipo quelli dello sport valgono. Per esempio, noi potevamo fare sia sport che musica in Persona 4. Dovevi scegliere quale sport e quale musica. Quello sì. Certo. Allora, quindi qua sono le ombre che vengono ad attaccare la mente della gente e le rende apatica. Però sono ancora vive, tra virgolette. Quello che succedeva in Persona 5 era diverso. La mente veniva attaccata, moriva la tua versione mentale, e se moriva, tu morivi anche nella vita reale. Chiedere della polizia sarebbe stupido, perché ti hanno già risposto, solo noi possiamo attaccare, quindi come le affrontate? A botte. Tipo noi. Persona. Una settimana fa ormai. Persona 使い にしか倒せない。 Però non capisco una cosa. Onestamente, se io non ho modo di avere la persona, ma riesco a vedere le ombre, posso attaccarle con, che ne so, una mazza da baseball? Comunque, capisco. Forse no, sai. Forse proprio perché la maschera ti protegge. Ti va di unirti a noi? No, non voglio, voglio vivere una vita tranquilla, certo. Tanto è il nostro ultimo anno di vita, voglio dire, vaffanculo, facciamo tutto. Ma sì, voglio dire, facciamo esperienze, dai. Roba da curriculum. Ah, so,
Guarda, non mi aspettavo diversamente. infatti. Lascia stare, va. Ho deciso di far parte del SES per combattere le ombre. Che poi SES sembra tanto una roba da Mastercast. Ti sei unito al SES? Sì, SES. Mm? Sento una voce risuonarmi nella testa. È Igor, vero? Oh, il folle. Io sono... Questa è Elizabeth. È come Persona 4, questo primo legame è il gruppo. Ok, e questo immaginavo. Quindi la persona, o meglio, l'arcano del matto è il SES e salirà in automatico con la storia, sicuramente. Squadra Ass... Perché? Perché fanno ste cazzate? Scusami, aspetta. Sento crescere la mia forza interiore. Ricordo le parole di Igor sul potere dell'affinare le affinità sociali. Ovvero dobbiamo aspettare l'ora buia? Vabbè. Cosa? No, non ho capito. Vi lascio a ben due fine se. Ti giuro non riesco a capire. Non so se siano battute stupide o se non sono io a capirle, però boh. No, porca troia. E io che pensavo di essere stupido. È stupido lui, allora. Ok, ma quanto dura l'ora buia? Ma dura un'ora letteralmente? Credo di sì, ipotizzo. Ehi là. Ragazzo misterioso, come sei entrato qui? Tu saresti? Lo so, voglio sapere chi sei. La fine? Ok. Ah beh, sei molto d'aiuto allora. E quello sì. Però... Ecco, questo è interessante. Però scusami un attimo, quindi tu sei collegato con Igor? Perché mi sembri molto lontano dalla Velvet Room, letteralmente, non in senso lato. Non si lega a nessuno. È davvero un potere insolito. Sì? Ma non l'abbiamo neanche letto il contratto noi, eh? Anche se ti dimentichi di me. Ma in che senso? Letteralmente dimenticarlo, nel senso che non ci pensiamo. È un po' criptico il personaggino, eh? Dove vuoi che sia? Ah, pensavo fosse già il giorno dopo io. Sembra che abbia dormito fino a notte, ma... Aspetta, è ancora la notte del giorno prima o già il giorno dopo? Non ho capito, però sarebbe strano, però va bene, dai. Ah, si esce oggi, Che carino il suo vestito. Allora, lui è molto fighetto, noi siamo... Ci sta? Lei è... Bel fighino, porca troia. Un nuovo membro? È Junpei. Sono sicuro che sia Junpei. Forse per quello che ha detto che non era più la stessa persona del giorno prima. Orca troia. Mi sono trasferito qui. Sì, lo so, è in classe con noi, fra.
domo su. Domo. Kyokara sumute usso. Mamma mia, quanto vi volete bene voi, eh. Ban guzen mikaketanda. Mezamete mada mamonai yō da na. Koitsu ni mo machinai sen aru. Jijou wa daitai hanashite aru ga. Ore ta ni. Ma proprio così. All'istante, non ha detto, non ci ha neanche pensato. Sore honto nano? Ore yonaka ni kan oke darake no konbini de maji. No. Shōjiki amma oboete nai in da kedo. Piange un po' di rotto, vabbè, dai. Dai, va benissimo. Non so cosa potrebbe essere lui. Potrebbe essere il carro. Potrebbe essere il carro. Non ha l'aspetto del magician. La confusione e il non ricordarsi niente. A me non è successo. Quindi anche tu puoi? Ci hai già provato? Lo so, Junpei. Ora siamo grandi amiconi. Sì, il mondo pesa sulle tue spalle ora. A Yukari non gliene frega assolutamente nulla di Junpei. Direi di no, Junpei. Direi proprio di no. Invece sì, ma non penso oggi. Il Tartaro. Ecco, appunto. Ok. Non conosco nulla del Tartaro, anche se sarebbe più bello chiamarlo in inglese, quindi Tartarus. Ma credo che abbiamo dormito un giorno intero, parentesi. Ma credo sia, per come l'ha appena descritto, molto simile al Memento. Solo che invece che andare sottoterra va verso l'alto. Yo, sei pronto a spaccare culi? Sono felice di essere stato invitato a unirmi. E poi il dormitorio è super accogliente. Ma la parte migliore è che siamo gli unici in grado di affrontare queste questi nemici. Non mi interessa, forse devi calmarti un attimo, che ne dici? Beh, che ti aspettavi? Chi non sarebbe su di giri all'idea di combattere per la giustizia? Anche se, a essere tutto sincero, non ho più la più pallida idea di cosa dovremmo fare. Ma sicuramente lo scopriremo. Hanno detto che ci spiegheranno tutto. Beh, è la tua prima notte, quindi vedi di non fare cagate. Pranzo. Tanto voglio dire, penso che potresti farlo. Ehi, ciao. Certo, andiamo a pranzo? Sì, signora. Eccolo. A dopo. La tipa lì è sempre stesa col telefono spaccata così. No. Siete due mondi diversi, per quello ti fa strano, immagino. Ma ecco, quello che volevo capire, Junpei, tu dove vivevi prima? A casa dei tuoi o avevi un appartamentino? Perché come lo spiega tua madre, vado a vivere al dormitorio perché sì? Ah già, tu non facevi questa strada, immagino. Vuoi vedere che arriviamo tardi e già dobbiamo fare l'ora buia? Penso sia proprio questo il motivo che sta rendendo tutto più lento nel mondo. No, forse non è così tardi, dai. Forse ce la facciamo. Sai che forse no?
Ecco, guarda quanto ci fai che perdiamo tempo per colpa di Junpei. Mi sa che perdiamo davvero tempo, sai. Notturno segreto, Magari la prossima volta, dai. Esatto, non perdiamo tempo. Però mi interessa, vorrei sapere che cosa fa. Mi aspettavo qualche reazione, comunque. Beh, di colpo. Yukari non è con voi già da un pochino? Questa tarta. Tartaros, ne? Teko Junpei, are maji mita koto nai no? Beh, neanche noi l'abbiamo visto. Hatte. Mite nakutemo fushigi wa nai sa. Nani se Tartaros wa kage jikan no naka dake ni arawareru kara ne. Kage jikan no naka dake? Shadow to onaji tte koto sa. Lui è preso benissimo per tutta sta storia. Cioè, non vorrei dire, ma credo che l'unica cosa che frega Sanada è di fare a botte. Poi magari col suo confidant scopriamo tanti cazzi che ci ha nascosti. Però ogni discorso che si fa sull'andare fuori di notte, lui è contentissimo. Dobbiamo trovare la fonte, immagino. Esatto.影時間自体を消滅させることを目指している。よく分かんねえすけど、じゃあそのタルタロスを調べりゃ影時間が消せるってこと？まだ確証はない。曖昧な答えで申し訳ないが、それを調査するのも我々の仕事だ。オッケー。とにかく今は情報が欲しい。我々がそこで触れるものは全てが有力な手がかりになるだろう。 Beh, assolutamente. Ok. Ma mi chiedo una cosa. Che novità, Però lui sembra adulto, però in realtà mi sa che è proprio un cazzone. Esatto. È un po' un cazzone, però bravo. Sto benissimo. Ah, strano. Ecco appunto. Non credo combatta lui. Esatto. Non può evocare le persone, però può stare sveglio durante l'ora buia. Che strano. Perché si trova qua il Tartaros? Immaginavo. Beep. Ah, manca un minuto. La luce se ne va. Il verde arriva. Non dirmi che la scuola è il Tartarus. No. L'intero edificio è il Tartarus, quindi. O forse è solo dietro, per carità, però. Molto dantesca come cosa, comunque. Lei è preoccupata. Oddio, forse più che preoccupata è... Questo è Tartarus. Kage-jikan no naka dake ni arawareru
迷宮だ。オッケー。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校。Junpei mi sa che se la sta un attimo ripensando, eh. また元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウ。mi sa tanto di sì, Junpei, eh. てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけ。OK, questo è interessante, vorrei saperlo.Sentiamo. Senpai tachi ni mo wakaranai desu ka? Perfetto. Ah. Kitto iroiro aru n desho, jijou ga. Wakaranakya shirabereba ii. Koko o honkakudeki ni tansaku suru no wa ore ya Mizuri ni totte mo konya ga hajimete da. Okay. Direi di sì. Koko ni wa zettai nanika aru. Kage jikan no nazo o toku kagi ni naru mono. Ma più che altro capire davvero perché la scuola cambiare.意気込むのは勝手だが、探索はさせないぞ。うるさいな。で、何度も言うな。Quindi questo è il Tartaro. Comunque abbiamo deciso di entrare nella torre. Fammi indovinare. Lo sapevo che c'era la porta della Velvet Room. Cos'è quell'orologio? Wow, 中もすげえな。でも。Oh, però rispetto. Allora. Koko wa mada entrance da. Meikyū wa kaidan no ue no iriguchi o nukete kara sa. Rispetto anche solo all'inizio di Persona 5, che devi proprio letteralmente aspettare che succeda per storia. Non che non succeda anche qui. O anche solamente a Persona 4, che ci entri nel mondo della TV, però poi devi aspettare, aspettare, poi ci entri. Qua già in meno di 2 settimane siamo già dentro, siamo già qui. Ma letteralmente 2 settimane sì, perché abbiamo dormito, ma a livello proprio di giorni, quante sono passate? Meno di 1 settimana. Comunque mi stavo chiedendo, ma il Tartaro sarà visitabile completamente, visto che è un'unica zona, un'unica torre, e possiamo farla, non ti dico in un'unica sera, perché la vedo abbastanza improbabile, ma in poche sessioni, o è come il Memento, che ogni tot ci sarà un blocco? Nel Memento era specificato il blocco che doveva servire i ladri fantasma, che aumentassero la popolarità e tutto. Qua non vedo motivo. Mazu wa naretemora. Vorrei sapere cos'è quell'orologio, esatto. Fukairi saseru tsumori wa nai. Sore ni hitsuyou na jōhō wa watashi ga koko kara tsūshin de naviga. Andate, piccoli cuccioli d'uomo. Sore to na. Genba de no chīmu kōdō o shikiru leader o kimete okou to. Lui. Leader? Esatto. Sore to tanken tai no taichō? Hai. Perché sei scemo? Perché sei scemo, Junpei? Ecco. Ecco. Nan desu ka? Koitsu taichō pokku nai shō? E tu sei scemo. Ano ne, kare wa mou jissen keikensha. Esatto. E? Maji? Tashika ni sore mo aru ga, eranda ryū wa motto kantan da. Junpei. Che mi sembra affidabile. Sore ni Takeba mo da ga, persona no shoukan, aitsu no you ni chanto dekiru ka? Ecco. Mochiron su. Dammi la pistola che ci provo. 私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。Mostratemela allora la vostra persona. Voglio vedere com'è. よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー。Direi di sì. 頼もしいな。Sembra un bravo ragazzo lui. La chiave della stanza che ho in mano brilla. どうしたの？No, no, devo solo entrare in quella porta blu che non vede nessuno. Esatto. Dove stai andando? Ecco. Tun 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 tun. Esatto. Yokoso. Omachi shite orimashita. Ioio sono chikara tsukai konasu toki ga otozureta yō desu na. Ima kara idoman to suru to wa E queste sono delle belle domande. Tu le sai le risposte, Igor? Penso di no. Esatto. Dimmi pure, amico. La natura del mio riguardo a quella porta? Non voglio saperlo.
なたの力は。È quello del Joker, del Jolly. いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが、無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち。Mi chiedo se gli altri si sorprenderanno della cosa. I volti delle possibilità. Ok. Cioè quindi in alcuni momenti potrei prendere le ombre e diventare persona. E a volte sarà più difficile. Posso già vedere. Ok, quindi immagino che non possiamo entrare adesso, vero? では再びまみえる時までごきげんよう。Arrivederci。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。Ho aperto la porta。Niente, tranquilli。まさか寝てたとか？だ。お前はあれか？国会で居眠りする大物政治家か。またリーダーなんだからさ、頼むぜマジ。Pare che non possano vedere la porta。何でもないならいいの。とにかく行こう。Però voglio provare ad entrare di nuovo。Non mi interessa prendere subito le persone DLC。L'ingresso del labirinto in cima alle scale. Fai strada non appena ti senti pronto. Usare il menu. Puoi accedere finalmente al menu. Grazie. Andiamola a vedere. Salvare nel tartaro. Puoi salvare nei luoghi dove puoi modificare il gruppo. Tuttavia non puoi salvare al piano in cui stai esplorando. Puoi salvare nel menu premendo start. Ok. Cos'è questo coso qui? Dispositivo gigante. Non è così grosso però. Non ho mai visto niente del genere. Ad ogni modo non sembra funzionare al momento. Wow, bello l'interno. Davvero figo. Quanto siamo lontani. Ok, come dicevo, non mi interessa entrare nella Velvet Room a prendere le persone DLC, ma voglio almeno vedere le loro statistiche. Un grosso orologio, però non sembra funzionare. Ok, immaginavo che non potessimo entrarci. Perché sennò... Quella è una moto? È qui che tengo il mio equipaggiamento di navigazione. Scusa, ma ti dispiacerebbe non toccare, ma certo. Quindi questo è il tartaro? D'accordo, facciamolo! Dimostrerò che dovrei essere io la guida. Certo. Poi. Ricordati, Takeba e Junpei non hanno davvero esperienza nel combattimento. Dovrei coprirgli le spalle. Non preoccuparti, non ti chiederò troppo. Te la caverai. Certo. D'accordo, entriamo per la prima volta nel tartaro. Ok, però prima voglio vedere le persone. Quindi abbiamo solamente le nostre da vedere? Immagino di sì, perché ancora loro non le hanno attivate. Katana d'imitazione, arco da pratica e spada corta. Uniforme e bracciale. Ok, abbiamo già i nostri vestiti. La Yasogami, la Shujin e la Fantasma. Ovviamente questo per tutti. Inizierei con quelli base. Poi... li vediamo gli altri. Vediamo, quindi abbiamo 6 slot per le persone. Mi chiedo se apprenda quella fighissima abilità di cura che c'era anche in Persona 5 Royal. Quella che ci aumentava tutte le statistiche e ci curava a metà della vita. Abbastanza rotta come abilità, però se la apprende credo che sarà una delle ultime. Però mi chiedo se ci siano abilità delle persone, perché nel quarto capitolo non c'erano. Il che all'inizio mi ha fatto strano, poi mi ci sono abituato. Orfeo comunque è davvero figo come modello. Non mi piace tanto la palla nel centro, però ci sta. Dentro il tartaro. Yes. Siete tutti pronti? Certo. Buona fortuna. Quindi però è letteralmente i corridoi della scuola questo. Fighissimo. Io qua から honban ka. Direi di sì. Nanka sugu mayoiso. Beh, è un labirinto. Sanito mo kikoeru ka? Certo. No, senpai? Koko kara wa watashi ga koe de backup suru. Obaete oite kure. Tanto poi combatterai, dai, è ovvio. Naka no yosu ga wakaru nsu ka?
私のペルソナの特性でな。おお、che figo。中の構造が日によって変わってしまう。È l'abilità della sua persona。外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。Quindi ipotizzo che lei sia, non ti dico la navigatrice, ma è quella momentanea, come l'era Morgana all'inizio. Come lo è poi diventata anche Makoto, ed infine è arrivato il vero Navi, ovvero Futaba. Come in Persona 4, che all'inizio è Teddy e poi lo diventa la nostra carissima idol. Ok. Sai che se si può, io inizio già un po' a grindare. Ecco, lei non la sopporta, mi sa. Mi sa che a lei non piace la nostra senpai. Posso... Madonna mia, ma quella non è una katana. Quella è un Uji katana. Sì, signora. Porca troia, altro che... Ma a parte che vabbè... Aveva detto che era di imitazione. Però, ah no, è la luce. Pensavo ci avesse tipo la lama laser. Dicevo, ma cos'è? Ma posso attaccare? No. Però già poter scattare, madonna mia, per fortuna si può scattare. In Persona 4 purtroppo. Ma io posso salire? Sì, ah, per un attimo pensavo fossero scale. In Persona 4 purtroppo la velocità massima era questa. Ok, e non ha la maschera. Non ha la maschera come in Persona 4. È solo un ammasso di melma. Certo. Bello. L'abbiamo già incontrato questo. Ok. E il secondo è l'uso delle persone. Lo so, per fortuna che noi possiamo cambiarla. D'accordo. Attacchi e abilità. Sferra un attacco selezionando il bersaglio premendo X. Usa l'abilità premendo triangolo. Vabbè, se ce lo chiede. Ma non mi ricordo una cosa. No, i PP non si ricaricano in questo gioco. Stavo pensando a un altro gioco dove si ricaricassero e ho confuso Persona con quell'altro gioco. Porca troia, che male. Vai, sparati, Junpei. Non ce la fa. Ah no, ce l'ha fatto. Bravissimo. Carina la sua persona. Non mi dispiaceva. Ci stava. 22 punti esperienza, siamo saliti di livello. Perfetto. In questo momento ora non possiamo ancora gestire i nostri compagni, mi sa. Beh, hai solo attaccato, Fra, non è che ha fatto chissà cosa. Però sei stato bravo. Sì, signora. E ora dice qualcosa. Quanto ci fai? Ah, strano. Accordo. Ma tutte ste piume nere hanno un significato? Tutte queste piume nere che cadono? O sono solo, diciamo così, ambientali? C'è un forziere da qualche parte? Dunque, ora mi dirà tipo attacca l'ombra. Ma in questo gioco esiste il sistema di attaccarle alle spalle o no? Molto particolari comunque le ombre. Mi piace come hanno rifatto i modelli. Ok. L'abbiamo già scoperto la prima battaglia. Ok. Direi di no, Junpei. Esatto, fai provare anche lei che non ha ancora combattuto. E adesso se lo spara in bocca. Oh, e finalmente. Ok, la sua persona è quella col toro. Carina. Brava Takeba. Nah, ma non ha senso colpirli col fuoco, l'ho già fatto. So già che sono deboli al fuoco questi. Ma io? Non posso vedere i miei nemici? Peccato.
Ah, debole è l'attacco. Perfetto, quindi questo qua sarà probabilmente di tutorial. È debole a tutto. Non sono sicuro di una cosa. Non sono sicuro di una cosa, ovvero se la spada corta che fa due colpi o se siamo noi a fare due colpi. Ma certo che ce l'hai fatta, era un tutorial. Sono fiera di te. Quello è perché sei un maniaco. Esatto. Cosa vuoi che fosse? Sì, capo. Quindi l'obiettivo di oggi è solo ripulisci il piano, ma probabilmente è solo per imparare a combattere, niente più, niente meno. E questo è, esatto, un forziere. Ok. Ovviamente, non si lascia mai indietro una cesta. E mi chiedo se ci siano anche quelle chiuse con le chiavi. Ecco appunto. E vai, loot crate! Mystery box! Spacchettamento epico finito male! Una pietra vitale. Quindi posso finalmente aprire il menu degli oggetti? Il frammento del crepuscolo. Non vendibile. Chissà che cosa serve allora. È davvero la scuola? Ovviamente è la scuola come zona di base, ma non lo è assolutamente. Una perlina rigenerante. Ecco, ora ci fa attaccare le spalle. In modo da entrare nel campo visivo. Ma quindi anche se gli vado, se gli faccio il giro attorno tipo la Dark Soul. Ah, attacco col quadrato, d'accordo. Prendi l'abitudine di attivare l'attacco a sorpresa, ovvio. In questo modo potrai sperimentare per capire la portata dell'arma. Eh beh certo, la spada è corta. Ovvio che con una lama magari più lunga posso prenderli più facilmente. Ok. Colpisci la debolezza di un nemico. Ah, rollout attack. Ok, quindi sei il nostro database per ora. Come faccio? Esatto, vorrei vederlo. Con l'analisi L1, perfetto. Taglio, colpo, perforazione, fuoco, ghiaccio, elettricità, luce e oscurità. Ok, quindi però taglio, colpo e perforazione sono tutti attacchi fisici. Ma qual è la differenza fra di loro? È come attacco base e sparo in Persona 5? Beh, non lo so, onestamente. Non lo so, lo scopriremo. Quindi, debole agli attacchi fisici però da taglio, ma sarà debole poi a quelli da colpo e da sparo? Non lo so. Attacchiamo intanto. Attacca anche l'altro nemico, esatto. Perfetto. Beh certo, ovvio. Andiamo allora. Assalto. Una volta atterrati tutti i nemici potrai fare l'assalto. Quando è possibile effettuare l'assalto apparirà un messaggio che ti chiederà se sferrarlo o meno. Puoi annullare oppure farlo. Se hai subito un'alterazione di stato o sei l'unico in grado di muoversi in quel momento, non sarà possibile effettuare l'assalto. Ok. I membri colpiti di alterazioni non possono effettuare l'assalto, quindi farai meno danno. Grazie. Quindi attacchiamo. E vai di assalto. Bella l'animazione. Ovviamente l'assalto è in stile Persona 3. Persona 4, scusami. Però mi chiedo, sarà come Persona 4 che un assalto che non fa troppi danni, diciamo, veniamo sbalzati via dalla nube? La mano arcana. Dopo una vittoria in battaglia potrebbe verificarsi una mano arcana. Durante la mano arcana appariranno diversi tipi di carte. Puoi scegliere una delle carte che ti vengono presentate. Ogni tipo di carta ha un effetto diverso. Persona tiene una persona. Bastoni aumenta l'esperienza. Coppe il supporto in battaglia, ovvero ti dà un po' di PP e un po' di PS. Ottieni una carta abilità con le spade. Denari, ottieni soldi. Più ancora uno ottieni in battaglia, maggiori sono le chance di ottenere una mano arcana. Ok, questo non me lo ricordavo. Quindi più volte riesci a fare catene, più possibilità hai di una mano arcana. Ok, questo non me lo ricordavo.
e abbiamo solo questo. Va bene, grazie. Ed è della papessa. Beh, done and dusted. 220 punti esperienza, tanta roba. E nuova abilità, Dia, perfetto. Mitaka Shadow, orera no karena souko. Chance tte omottara karada ga katte ni ugoichatta. Eh beh, certo. Migoto da teamwork da. Sokuseki no party to wa omoenai ga. E che ti devo dire, non è il mio primo gioco di persona. Quello è vero, assolutamente. Ma vorrei provare con Yukari a provare un po' di spari. Perfetto, grazie. Quindi io e Junpei sicuramente facciamo taglio. Lei sicuramente fa perforazione. Quindi ci manca qualcuno. Quindi penso il tizio che adesso non è entrato nel tartaro con noi. E questa c'ha gli occhi rossi, il che vuol dire che è più forte. No, forse no. Forse anche l'altra aveva gli occhi rossi, non ho fatto caso. Però in Persona 4 ci sono quelle con l'aura rossa. Scusami, fammi vedere. Guardami. Ok, ci segue a grande velocità, molto più alta di quella di Persona 4. Ma la cosa più importante è prendere decisioni a seconda della situazione. Ok, posso cambiare persona, vero? Neanche i sottotitoli, va bene. Sento di avere un nuovo potenziale in me. E qui, esatto, vediamo che cosa ci dicono sul nostro cambiare le persone, i nostri compagni. È debole al fuoco e fa mossi tipo ghiaccio. Beh, una sola debolezza ora come ora inizio game, tanta roba. Bufu! Vediamo che cosa dicono. È esattamente quello che speravo dicessero. Vediamo se è debole l'attacco fisico. Ah no, devo per forza, va bene. Probabilmente perché vogliono farci ottenere un'altra mano arcana. Quindi, assalta pure. Devo provare un po' di attacchi con Yukari. Devo vedere chi è che è debole agli attacchi da sparo, diciamo. Quindi possiamo scegliere e per il momento ti direi... Ah, ti fa vedere che cosa ottieni. Beh, se non sbaglio, in Persona 4 non ti fa vedere che cosa ottieni, è casuale. Ma sì, dai. Iniziamo ad aumentare un po' di abilità. Iniziamo a prenderci qualcosa. Cos'è che ho ottenuto? Maschera? Grazie. Sì, un'altra persona la mia. Sono speciale, lo so. È per quello che faccio il leader, Junpei. Lo so. Junpei, è per questo che io sono il leader. Penso che sia una buona occasione per fermarci. Da queste parti c'è un dispositivo che vi farà tornare indietro. Ok, dovrebbero esserci delle scale nei paraggi, ma non posso provare altra esplorazione. Saliremo i piani superiori la prossima volta. Ah, quindi è il teletrasporto quello che abbiamo trovato prima. Teletrasportati a senso unico. Occasionalmente il tartaro ti imbatterà nei teletrasporti a senso unico, che puoi usare per tornare all'ingresso. Ricordati che al momento che i teletrasportatori sono a senso unico, non puoi tornare nello stesso piano, ovvio. Grazie dell'ovvio. Ma ti direi che per il momento approfitterei della questione. E c'è, esatto, una cesta chiusa. Come la apriamo? Esatto. È di metallo. E come si sblocca, grande capo? Di un altro per farlo funzionare. Il frammento del cre... Ah, i frammenti sono le chiavi, quindi. Un frammento di crepuscolo. Tanto sarà un oggetto inutile. Quella reazione. Hai un frammento del crepuscolo con te. Prova ad avvicinarlo al forziere. I forzieri speciali chiusi possono essere sbloccati coi frammenti. La quantità necessaria varia dal forziere. Ok, quindi... I frammenti aprono i forzieri, ma ne servono più di uno rispetto alle chiavi. D'accordo. Hai un frammento, vorresti aprirlo? Certo. Vediamo.
La polvere dell'anima che ricarica SP. Ah, pensavo che fosse quello. È un frammento del crepuscolo. Si possono usare per vari dispositivi nel Tartaro. Se ne posso trovare nel Tartaro in altri posti con tracce di ombre. Se ne trovi altri ti conviene raccoglierli. Ovvio. Ti pare che lascerei mai una roba del genere in giro? Io intanto continuo la mia esplorazione. Magari non salirò sulle scale come mi hai detto. Eccolo qua il teletrasporto. Però almeno facciamo quei pochi punti esperienza che possiamo fare fino ad ora. Eccole qua le scale. E ovviamente ci hanno detto di non salire. Esatto. Proprio come ha detto Takeba. Non dobbiamo salire. Ovviamente il primo istinto è: vorrei provare a salire per vedere cosa succede. Ma rispettiamo quello che ci dicono. Sai, credo che ormai siano scriptate e non ce ne siano altre. Forse una. In questa zona, forse. Che cos'è? Un altro forziere, ok. Una medicina, d'accordo. Io proverei ancora un attimo a fare un giro, ma ipotizzo che non ci sia più nulla. No, infatti, non c'è assolutamente nulla. Però mi ha sorpreso in realtà che l'ombra sia stata molto più veloce di noi. Volevo provare la tattica Dark Souls 2 o comunque Persona 4, però appena ci ha visto ha proprio, pam, corso subito verso di noi. E meno male che era scriptata la cosa, perché sennò ci beccava la schiena. A quanto pare avete trovato il teletrasporto. D'accordo. Torniamo indietro. Vuoi tornare all'ingresso? Certo. È così proprio. Grazie. Sono esausto, nessun problema. Beh, la tua persona non era male, onesto. Quella di Yukari non mi piaceva tantissimo. Perché usare la persona mica era un compito semplice. Esatto. Vediamo. Ok, ecco, una cosa che ho letto quando il gioco è stato inizialmente annunciato è che hanno tolto la meccanica della fatica. Meccanica che ovviamente c'era nei giochi originali per evitare che tu facessi il Tartaro tutto in una botta, immagino. Ma onestamente sono quelle meccaniche che io detesto. Perché io, se voglio provare a fare una cosa tutta in una botta sola, io ci provo perché sono un giocatore. Avere una difficoltà artificiale che me lo impedisce, certo è più strategico, ci metti più tempo, devi giustificare e bilanciare tempo e appunto fatica. Però preferisco che non ci sia. Esatto, perché se no. Unendo i miei poteri a quelli della squadra, sono riuscito ad affrontare le ombre. Percepisco un forte legame con loro. Già secondo livello? Sblocchiamo qualcosa? Il SES? A quanto pare no. Mi sento a pezzi anche io, come Yukari e Junpei. Ho deciso che è meglio tornare in camera e riposare. D'accordo. E appunto, immagino di non poter entrare. Usciamo allora. Ho grandi aspettative per il futuro spedizioni. L'ora buia finirà presto. Dopo che tornerai nel Tartaro, l'ora buia terminerà. Si passerà quindi al giorno seguente. Usa questo tempo saggiamente e rimettiti in sesto prima della prossima spedizione. La struttura del Tartaro cambia completamente al momento della nuova spedizione. Potrai riscoprire i forzieri che hai già trovato, quindi il ritorno dovrebbe essere un'opzione valida quando non sai che come avanzare. Fermiamoci qua, ti sta bene? Chiudiamola qui per oggi. Va bene, riposati e preparati per la prossima spedizione, ovvero domani.